E dunque siamo tornati in diretta per la seconda parte. Come è annunciato, parliamo di educazione finanziaria. Per farlo ci siamo avvalsi della presenza di due persone che sicuramente qualcosa da dire in materia ce l'hanno. Antonio Schiavo, direttore territoriale retail private del nord-est di BNL, e poi Massimiliano Mastalia, che è direttore territoriale corporate nord-est, sempre di BNL. Nomi lunghissimi, ma facciamola breve. Raccontateci questa iniziativa, che non è un inedito e che ha visto degli incontri su tutto il territorio nazionale, anche in Emilia Romagna, per insegnare a trattare una materia di fatto difficilissima per chi non è pratico di numeri, che è appunto l'educazione finanziaria. Da dove cominciamo, Schiavo? BNL, oltre a essere impegnata nel fare il mestiere di banca, che ovviamente è l'attività principale sua, però nell'ambito dei propri valori ha anche quello di aumentare e migliorare la cultura finanziaria tra clienti e non clienti. E questo è il punto da cui nasce l'iniziativa Educare Day, che consiste nell'attuare dei seminari gratuiti su temi vari, aperti a clienti e non clienti, per aumentare e spiegare alcuni elementi base dell'attività che facciamo noi. Ma aperti a un pubblico indistinto, perché varia tra le generazioni, le competenze. Mastalia. Sì, assolutamente sì. In particolare, evidentemente, io essendo il direttore territoriale corporate, svolgo tendenzialmente questi educare invitando evidentemente imprese e aziende. Quindi focalizzato certamente di più sull'internazionalizzazione, su cosa la banca può fare per aiutare la crescita dimensionale, su cosa le aziende possono fare per essere più visibili all'estero, comunicare meglio all'estero e soprattutto rendere finanziabili progetti che difficilmente magari per un'azienda medio piccola potrebbero essere bancabili. È un tema particolarmente scottante, direi, in questo periodo di grande crisi, di grande crisi anche di liquidità. Adesso oggi abbiamo aperto il telegiornale con questa aspettativa del presidente di Confindustria su questo primo saldo del debito dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. 48 miliardi significano respiro vero e significa poter rimettere in moto l'economia? Beh, è un ossigeno sicuramente importante. Noi pensiamo all'Emilia Romagna come un territorio che ha manifatturiero, soprattutto Bologna e Modena, quindi la via Emilia, meccanica, meccatronica. Pensiamo all'agroalimentare, Parma, Reggio Emilia, e pensiamo anche evidentemente a tutte le cooperative e le aziende ovviamente legate al mondo delle costruzioni, del public building. Il fatto di riuscire a rimettere in circolo 48 miliardi, che non arriveranno tutti in Emilia Romagna, ma in parte sì, rianimerà l'indotto e ridarà vita evidentemente a una serie di imprese che oggi hanno una grande crisi di liquidità. Però i vostri incontri sono rivolti anche alle persone e ai piccoli risparmiatori, si chiamano così, e chiamate anche, come abbiamo visto, insomma, studenti, magari pensionati, magari persone che hanno messo via un gruzzoletto e che devono imparare a gestirlo, soprattutto in questo momento di grave crisi e di poca fiducia e di contrazione dei consumi, per cui che cosa si fa del gruzzoletto? Allora, noi oltre a servire le grandi aziende siamo molto interessati e per noi sono molto importanti anche i piccoli risparmiatori, le persone che hanno un lavoro di dipendenti o anche un lavoro autonomo, quindi gli studenti, perché comunque rappresentano il futuro. In questo vorrei dare anche un messaggio di ottimismo in questo contesto che lei stava dicendo, no? Perché oggi abbiamo delle aziende, anche piccole aziende, che stanno cercando di reagire in maniera positiva alla crisi, cercando di fare molto meglio il mestiere che hanno fatto fino adesso, perché comunque ci sono delle specificità estremamente positive e in Emilia Romagna da questo punto di vista è veramente una regione che forse sta meglio anche rispetto alle altre regioni. Volevo dire che noi anche in questo contesto di grande crisi siamo una banca che cerchiamo di continuare a sostenere non solo le aziende ma anche le famiglie. Abbiamo fatto una campagna pubblicitaria per quanto riguarda i mutui, quindi siamo
stiamo continuando a finanziare le famiglie e le possibili. Ma lei sente di poter restituire fiducia e speranza anche ai piccoli risparmiatori? Assolutamente sì, assolutamente sì. Però lei diceva, l'Emilia Romagna è una terra fortunata, è una terra che ha sempre rappresentato circa il 2% del PIL nazionale, che però, e anche su questo abbiamo dedicato un'ampia pagina del nostro telegiornale questa sera, nel maggio dell'anno scorso, una battuta d'arresto forte che poi ha significato ripartire immediatamente, rimettere in moto l'attività, perché non si può perdere questo treno. Il sisma come ha inciso in questo senso? Ma noi abbiamo continuato, la fortuna, abbiamo continuato a svolgere costantemente la nostra attività e abbiamo semplicemente dato delle agevolazioni a quei clienti che con noi avevano dei contratto dei mutui o contratto dei prestiti, gli abbiamo consentito di spostare più in là quello che era le loro scadenze. Però dal nostro punto di vista abbiamo cercato, dove ci sono i presupposti per erogare credito, quindi erogare un mutuo, erogare un prestito oppure fare dei finanziamenti delle aziende, l'abbiamo continuato a fare. E questo è stato il primo terremoto industriale, perché ha colpito un distretto, li elencava prima, altamente produttivo. Corretto. Questo è un tema spinoso perché va un po' a combinarsi, no? Col mondo politico, un governo essenzialmente in una fase non facile, diciamo così, evidentemente nel nostro paese, un contesto economico difficile che ha colpito zone, come ricorda lei, come ricordava lei, effettivamente molto forti ed eccellenza, il biomedicale, pensiamo a Mirandola, però ecco, quello che mi sento di dire è che abbiamo avuto un attivismo molto forte, anche lo stesso Muzzarelli, quindi stiamo parlando evidentemente di soggetti riconducibili al mondo politico, hanno esercitato un'attività molto forte, anche di spinta al sistema creditizio, che è riuscito in qualche modo quantomeno a tamponare la situazione. Potevamo fare certamente di più, però quello che voglio dire è che abbiamo sicuramente messo a disposizione alcuni plafond per la ricostruzione e abbiamo agevolato la postergazione effettivamente di tutte le rate dei mutui in scadenza o del credito a breve sulle zone particolarmente colpite. Ecco, il territorio ha fatto sistema in qualche modo. Allora io per concludere vi chiedo, siccome tra l'altro c'è stato anche un seminario oggi, Guardare al mondo e ascoltare il futuro, se ascoltate il futuro, una battuta entrambi in conclusione, che voci sentite? Allora, il futuro, bisogna essere consapevole che siamo in un momento di difficoltà, quindi bisogna prepararsi ad affrontare queste difficoltà, però ascoltando oggi il presidente dell'Unindustria di Bologna, Alberto Vacchi, abbiamo visto che le aziende si stanno organizzando per andare avanti su questo, in questo momento di difficoltà, quindi aumentando l'esportazione, ma anche riportando in Italia delle produzioni ad alto valore aggiunto che creano occupazione. Quindi ci sono dei segnali positivi. È chiaro che siamo in un contesto che è molto complicato, quindi questi segnali positivi, affinché si possano percepire dalla totalità della popolazione, ci vuole del tempo. Però ci sono e bisogna metterli in evidenza, perché in questo momento c'è un clima generale negativo, quindi bisogna mettere in evidenza invece delle cose positive che vengono fatte. Certo. Nei nostri 40 seminari che oggi abbiamo svolto in tutta l'Emilia Romagna abbiamo cercato di mettere anche in evidenza questi elementi positivi. Masseria, per concludere. Sì, partiamo dalla storia per costruire il futuro. 100 anni di BNL nel 2013. Perché è nata nel 1913, e quindi da quello che abbiamo fatto in passato, secondo me dobbiamo pensare come costruire il futuro. Siamo la banca per il mondo che cambia, quindi flessibilità, agilità e risposte veloci, ascoltando le voci della gente e le voci del mondo. Grazie per averci dato queste pillole di saggezza sull'educazione finanziaria. E noi naturalmente grazie, ci fermiamo, guardiamo le previsioni del tempo e poi diamo la linea a Giada Giacalone con lo sport. A domani. Buona giornata a tutti gli affezionati a ilmeteo.it, il sito dove la il
fa sempre la differenza. Le piogge di ieri si concentrano soprattutto al sud, mentre al nord e al centro il tempo via via migliora, grazie a Dio. Entriamo come di consueto nel dettaglio. Al nord ultime piogge sui settori orientali in esaurimento nel corso della giornata, ampio soleggiamento invece sul resto dei settori. Al centro al mattino le piogge insistono sulle regioni adriatiche, ma migliora gradualmente nel corso della giornata. Altrove tanto sole e un clima primaverile. Al sud bello sulla Sicilia, ma molte nubi altrove, vedete, con piogge che prendono un po' tutte le regioni, precipitazioni più consistenti sulla Puglia, migliora ovunque in nottata però. I venti di maestrale deboli sui bacini occidentali, forti sul basso Adriatico. La neve inizialmente al nord sopra i 600-700 metri, al centro e al sud a 1000-1200 metri. Vediamo ora le temperature previste per questa giornata. Minime in lieve aumento al nord e al centro fino a 12 gradi al sud. Di giorno aumentano queste temperature ovunque, con i 12-14 gradi raggiunti al nord fino a 17 gradi al centro e al sud. Amanti del meteo, abbiamo concluso l'aggiornamento. Guardate che sappiamo che vedete le previsioni sul nostro sito, Ma scusa, conosci bene la società di ilmeteo.it? No? È male, malissimo. Clicca sul link contatti e poi la voce chi siamo e otterrai tutte le informazioni sulla nostra società. Ilmeteo.it, diffidate dalle brutte imitazioni, eh?